Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale. Io sono Giorgia e sono un'makeup artist. Sì, sono esattamente come nell'ultimo video perché in realtà li ho registrati a distanza di 5 secondi l'uno dall'altro e oggi è il momento di farvi vedere il secondo calendario dell'avvento di Sephora. Questo non è Sephora Bestseller, ma è Sephora Collection. Quindi all'interno noi troveremo tutti i prodotti appunto della linea Sephora. Anche in questo caso sono 24 sorpresine. Il calendario si presenta in questo modo, quindi così. Questo forse a differenza dell'altro non potrò richiuderlo e aprirlo a Natale perché ha le caselline, quelle che si aprono, tipo quelle dei cioccolatini. Come nel precedente video, se non volete spoiler di quello che c'è all'interno, uno, non guardate il retro, non di questo, ma della carta che c'è sopra, perché ci sono dietro tutti i prodotti che trovate all'interno. E vi lascio qui il minutaggio a cui andare se volete vedere semplicemente la mia recensione senza spoilerarvi nulla. 3, 2, 1, iniziamo! Questo calendario costa 44,99 euro e il valore effettivo dei prodotti all'interno è di circa 80 euro. Anche questa volta, come nello scorso video, non aprirò in ordine numerico le caselle, in modo che quando voi le andrete ad aprire, magari sì, avete già visto i prodotti, ma non sapete in che ordine li troverete. Quindi vado un po' in ordine sparso. In una delle caselle troviamo un po' arrotolati male, ma il cerottino, perché questo è un pezzo, quello per i punti neri al carbone vegetale, quindi una cosa è questa. Poi andiamo un po' di là. Poi matita labbra rossa, natalizia, normale di quelle temperabili. Sempre accartocciata un po' così, abbiamo una maschera labbra alla ciliegia, di quelle da appoggiare proprio a forma di labbra. Abbiamo il numero 332 degli ombretti mono, quindi questo colore che è un marroncino classico per fare un'ombreggiatura. Non so se in realtà come colore può adattarsi a tutti gli incarnati perché è veramente molto chiaro come beige, quindi secondo me una pelle già olivastra. Una pecora, uno scrunchie che in realtà noi non abbiamo in collezione, però invernale, carino, da abbinare al pigiama o anche alla mia manichina di oggi. Carino, non lo metterei mai per uscire. Cioè, forse lo userei per la skincare, per raccogliere i capelli per la skincare, dato che è tutto puffoso, tipo spugnoso. Sì, dai, carino, ma secondo me potevano fare di meglio. Poi, sempre utile, Beauty Blender. Sempre linea Sephora, ovviamente, non Beauty Blender by Beauty Blender. No, critica che farò dopo nella recensione finale perché tutti meritano di saperlo. Allora, lui sono contenta che ci sia. Mascara, big by definition. Io ora vi devo raccontare un fun fact. Allora, in negozio da Sephora c'è la playlist, ovviamente, per far andare la musica tutto il giorno. Io più volte ho sentito questa canzone che secondo me era un botto figa. Io per più di una settimana ho continuato a rompere le scatole alle mie colleghe, a chiedere ma che canzone è, shazammala, guarda se la trovi, e ovviamente non riuscivamo a trovarla perché tipo durava 20 secondi e dicevo ma è possibile che ogni volta che parte, cioè, la stoppano subito e la cambiano, cioè non piace davvero a nessuno, e quindi ero lì, questa canzone, continuavo a pensarci, non sapevo come trovarla, non capivo le parole e quindi ho detto Poi un giorno, così, un'altra mia collega, quindi grazie Gabriella, se guarderai questo video, grazie a te, io ora ho scoperto che quella canzone non è altro che la pubblicità Sephora di questo mascara. Ebbene sì, e quindi ora io vi farò vedere questo mascara con la sua canzone in sottofondo. Siete pronti? Have you heard? It's big.
Cioè, ragazzi, secondo me è pazzesca. E quindi dovevo per forza farvi vedere questo mascara con questa canzone in sottofondo. Dopo questa piccola parentesi molto trash, che tra l'altro per me è marketing vincente. Cos'è sta cosa? Uno specchietto? Allora, uno specchietto minuscolo, cioè pinchini, cioè è grande così, letteralmente grande così. Molto molto piccolo, carino con questo loghino, solo che cioè, io in borsa non mi metto uno specchio così, cioè io metto quelli che si chiudono perché questo in 3 minuti io l'ho rotto. Mini size delle salviettine all'anguria. Idratanti, torniamo un po' di qua. Mini size della crema da doccia al Monoi. Io adoro il Monoi, quindi super curiosa di provarla. Allora, matita nera occhi, Sephora. Secondo me potevano impegnarsi un pochino di più perché cioè tipo ci sono le long lasting che sono veramente pazzesche e mi mettono questa che è una di quelle che dura 10 minuti. Cioè questa va bene magari come base, boh, base smokey eyes. Ci sta? Ci sta? 01, tinta labbra. Peccato che non ha sulla pellicola come quelle di vendita perché sennò io questa la regalavo perché l'ho trovata anche l'anno scorso. E quindi che me ne faccio di due che a me il rosso sta malissimo. Questa nuova vedo di regalarla a qualche amica facendole vedere che non l'ho mai usata. Poi, molto felice di questi, sempre arrotolati in qualche modo. Patch contorno occhi alla caffeina, questi li adoro, mi risvegliano lo sguardo in una maniera favolosa. Detergente viso per tutti i tipi di pelle, sempre che diciamo vabbè. Maschera viso al watermelon, adoro queste, io le amo, cioè tutte le maschere, i patch, queste cose qua io volo. Smalto trasparente, crema contorno occhi in taglia piccolina idratante. Questa sono felice di averla trovata perché io utilizzo da tutti i giorni la crema viso idratante della stessa linea, che tra l'altro secondo me dovrebbe esserci. Vediamo. Smalto rosso. Mi piace perché comunque c'è un po' di rosso, cioè è proprio natalizio. È una persona che usa smalti, tinte labbra, matita labbra, cioè ha la possibilità proprio di fare un bel look natalizio. Quindi con questo prende punti. Questa l'ho aperta, questa l'ho aperta, questa l'ho aperta. Io che non mi ricordo quali ho aperto. Un'altra crema da doccia, quindi, cioè penso sia tipo shower gel, però è creamy body wash, quindi lo chiamiamo in modo strano. Al Cotton Flower. Questa è tipo super dolce, sa di fresco e di pulito, un po' come fiori di cotone. Un washi tape con... Ah, per chi non sapesse, il washi tape è tipo il rotolo di scotch carino, cioè non per scocciare le cose, però per fare tipo... come si chiama? Scrapbooking o bullet journal. Con il logo, cioè la tematica natalizia di Sephora di quest'anno. Poi una mini lima per unghie, sempre con la grafica natalizia. Questa mi piace, ma ve la faccio vedere per ultima perché secondo me è la cosa più carina. Anche lui, secondo me, è carino per la questione natalizia. È sempre un mono, quindi un ombretto di un colore solo. È il numero 257, tutto shimmerino. Crema viso all'acido ialuronico, come vi dicevo, della stessa linea. Molto carino che sono due mini size e sono proprio di formati diversi, quindi occhi e viso.
anche questa linea qua, se non avete particolari esigenze, è molto molto carina perché idrata senza appesantire la pelle. Arriviamo all'ultimo pezzo, che ahimè è sempre una mini size della Gua Sha. Da Sephora vendono quella più grande rosa, questa è bianca e piccolina, cioè vedete è proprio piccola piccola. Dato che non ce l'ho, io ho il rullo di Giada, un po' di cosine, questa mi mancava, comunque sono contenta che ci sia, anche perché è vero che sono dei tools che non hanno questa grande efficacia, cioè non è che senza questi la skincare non vi serve, anzi. Però secondo me per avere quel momento di relax sono sempre cose carine. Allora, io ho aperto tutto. Spero di non aver dimenticato nessuna casellina, ma non credo perché l'ho già riguardate. Allora, carino. Secondo me è adatto a chi non si trucca molto e non ha mai provato linea Sephora. Non mi ha entusiasmato tanto quanto l'altro, ovviamente c'è una differenza di più di 100 euro sul prezzo, quindi ci sta. A me piace molto linea Sephora, secondo me potevano fare qualcosina di diverso per renderlo un pochino migliore. Secondo me ha senso, ha il suo perché. Non è male, lo ricomprerei? No. Però chi... Cioè, no, più che altro che tanti prodotti o ce li ho già o non mi servono. Allora, senza fare spoiler, cosa posso dirvi? Che i prodotti erano dentro male. Cioè, ci sono dentro alcuni prodotti accartocciati molto e mi dà fastidio. Cioè, io capisco che non mi puoi mettere... Cioè, che se mi metti tutto il prodotto bello disteso occupi più spazio, però... Lo strutturo in modo diverso, cioè a me tirarli fuori così tutti un po' accartocciati non mi è piaciuto. Quindi vi dico, lo ricomprerei? No, lo consiglio forse. A chi lo consiglio? A chi si approccia un po' al mondo del make-up e della skincare nei momenti iniziali, a chi non ha tantissime cose e a chi vuole scoprire linea Sephora. Chi già conosce linea Sephora ha già usato molte cose. È un gradino più su col make-up. Secondo me non lo apprezza. Quindi vi direi, per me è un 50 e 50. Cioè non mi ha deluso, non mi aspettavo tanto di più, però per una come me non ha molto senso comprarlo. Cioè preferisco molto di più l'altro perché mi permette di provare dei brand, delle cose che non conosco, non ho mai provato, un po' più di, non lo so, qualità superiore forse. Fatemi sapere se lo acquisterete. Se l'avete mai acquistato, cosa vi è piaciuto? Non lo so, fatemi sapere qualcosa nei commenti, commentate. Mettete mi piace, iscrivetevi al canale, campanellina, solite cose. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!